Buongiorno avvocato, buongiorno. Sai il risultato del Gran Premio? No, so che si è ritirato l'unica marcia. Per quanto riguarda questa partita, una Juventus così pimpante non si dà tempo. Hanno giocato bene anche a Milano, però. Anche a Milano Juventus Inter ha giocato bene. Senta, lei sulle coppe che cosa ne pensa di queste squadre che si impegnano a un certo punto a noi campionato? Sì, certamente gli stranieri hanno giocato il loro ruolo. Grazie. L'avvocato è soddisfatto, può concedersi una sigaretta. Ha lasciato Monte Carlo per non perdersi Juventus Inter ed ha scelto bene perché la premiata ditta 34 scudetti in due, anzi 35 ormai, ha offerto bel calcio per 55 minuti. Molte feste per il Trap che ringrazia e saluta, ma una volta in panchina suona la carica come sempre, ci vuole altro per commuoverlo. Zoff è preoccupato. L'Inter con Breme e con Serena sulla respinta di Tacconi sfiora subito il gol, roba da far venire i brividi in tribuna nonostante il gran caldo. L'assedio dei nerazzurri si intensifica e Tacconi si affanna a trovare la palla. Pellegrini, questa Inter la vede proprio bene. La spinta di Berti, al quale Galia non riesce a porre freno, consiglia Zoff a richiamare a centrocampo una delle due punte iniziali, Barros. E allora la Juventus, giocando in contropiede, cresce, anche perché Tricella, quando parte dalle retrovie, trova spazi e idee. Sul cross di Buso, però, Zavaro perde palla e opportunità. Caccia frenetica al pallone, Tacconi e Serena lo cercano insieme. Che scontro, Serena arrivava da destra, ma Delia lo ammonisce ugualmente. Nulla di grave per Tacconi. L'amico Zenga tira un sospiro di sollievo e salta per la gioia. Per poco tempo, però. La Juventus gioca alla grande e va in gol, in contropiede, ovvio. L'ottimo Napoli anticipa Serena, palla Marocchi a Zavarov. Tricella si libera sulla sinistra, bello il suo passaggio per Barros che anticipa Zenga con un pallonetto beffardo. 1-0. Nulla da fare per il portiere della Nazionale, che perde la pazienza con qualcuno dei suoi. Serena invece perde una scarpa e Delia gli chiede se ha bisogno di un aiuto per allacciarla. Per quanto riguarda questa Juventus, che tutto sommato gioca a viso aperto in campionato, che ne pensa di queste coppe e soprattutto di queste squadre che si impegnano o non si impegnano perché pensano alle coppe? L'Inter e la Juventus mi sembra che non pensano alle coppe. No, vede, forse ecco, diciamo, non, il risultato di Napoli dovevamo dare noi in finale. La doccia dell'intervallo rinfresca soprattutto le idee nerazzurri che ripartono di slancio. Mateus prende quota, Berti fallisce subito il gol del pareggio, che però arriva meritato dalla testa di Serena. Sul cross di Diaz il bomber nerazzurro anticipa una volta l'ottimo Napoli ed è quanto basta per l'1-1. Lo scudetto è sempre più vicino e Zenga improvvisa verso la curva dei tanti tifosi nerazzurri un balletto davvero divertente. Fa sempre più caldo e da questo momento Juventus e Inter si ritrovano sulle ginocchia. Più nessuno osa rischiare. Insomma, lo spettacolo è finito.